Ciao a tutti cari amici, bentornati nella nostra rubrica Caffè Crochet, l'appuntamento della domenica dedicato alle chiacchiere creative. Allora, portate pazienza se sentite dei rumori perché qui c'è gente che gira qui sotto la finestra e quindi insomma bisogna aver pazienza. Ogni volta che accendo la videocamera infatti cominciano a far rumori, aprono i cancelli, sbattono le porte. Ed è già tanto che oggi non ci sia il tagliaerba. Bene, allora, come sta andando, cari amici? È iniziato settembre, però è ancora piena estate, come vedete. Qui sono qui con la finestra aperta e ci sono 29 gradi e quindi l'autunno si fa aspettare. E io ho già iniziato però i lavori autunnali. E oggi volevo farvi vedere quello che sto facendo e oggi però indosso il mio ultimo lavoro, sono molto orgogliosa del mio top, è quello che avete visto l'altra volta nell'ultimo caffè crochet, quello di agosto, di fine agosto, e vi avevo mostrato solo un pannello e questo è il top finito. Speravo di indossarlo, di riuscire ad indossarlo, e infatti è così perché sta facendo ancora caldo. È un semplice punto granny che è il punto dell'anno per quanto mi riguarda, perché lo sto utilizzando tantissimo. Mi piace molto, lo trovo molto rilassante, è facile, è un punto pari, quindi è facilissimo ed è super carino. E poi qui ho fatto un piccolo bordino a ventaglietti, mi piace un sacco, lo trovo molto romantico e anche con questi colori così sfumati. Vabbè, adesso ho dei pantaloni da casa con gli elefanti indiani in azzurro e bianco che non si abbinano, però insomma si abbina molto bene con dei pantaloni leggeri in jeans, una gonnellina, insomma è carino. E quindi ecco qui il mio top, sono davvero soddisfatta, è facilissimo, lo potete fare anche voi, sono due pannelli e poi costruite le spalline. Allora, in questo periodo sto lavorando per il mio negozietto Etsy. E lo conoscete tutte, se non lo conoscete trovate il link qui sotto, andatelo a vedere. Questa è un po' una fase di passaggio tra gli articoli estivi, quindi le collanine, gli orecchini estivi, i cappelli estivi e quelli autunnali. Ho già inserito degli accessori autunnali molto carini, ve li faccio vedere, quindi trovate le fasce per capelli, guardate che bella questa, in misto mohair. Trovate dei set cappello, guardate che splendidi colori autunnali, bellissimi, col bottone di legno, set cappelli e guanti tipo questi qui, mezzi guanti. E lo so che adesso fai un po' impressione perché se ora non so, io sto registrando questo video adesso e c'è caldo, c'è un sole limpidissimo e c'è una temperatura pienamente estiva. Questo video lo vedrete la settimana prossima, quindi non so se sarà arrivato l'autunno, però adesso fa un po' impressione parlare di cappelli e di guanti. E poi ne arriveranno ovviamente nelle prossime settimane anche altri. Infatti, vedete, sto facendo degli altri cappelli in tantissimi colori, bellissimi, veramente molto molto belli, con questa lana di biella stupenda, la mia preferita, un misto lana veramente di grande qualità, caldissima, con i colori meravigliosi, 40% acrilico e 60% lana, quindi sono super portabili e li potete anche lavare. Io li lavo non in lavatrice, ma li lavo a mano comunque i miei accessori di lana, però sono abbastanza resistenti. Poi volevo farvi vedere quello che sto facendo, il primo progetto autunnale della
stagione che è, eccolo qui, con dei colori super super autunnali. Eccolo qua. Guardate che carino. È un maglioncino che sto facendo per me, appunto Granny. Infatti vi ho detto che lo sto utilizzando tantissimo questo punto. È un top down, mi sta piacendo tantissimo questo progetto che trovo davvero bellissimo da lavorare. È un progetto, un maglione, diciamo, mio, di mia invenzione, ma non è che sia niente di che, è un punto granny top down. Mi piace un sacco però il collo fatto così elastico, che sembra un collo di quelli fatti a maglia. E l'ho fatto con una tecnica particolare che mi ha insegnato una signora rumena che ho conosciuto e parlando così di uncinetto, perché anche lei è molto brava ed è appassionata di uncinetto, abbiamo parlato dei maglioni e lei mi ha detto: "Ah, ma sai che io i colli li faccio così?" E quindi mi ha fatto vedere. È molto semplice, ma veramente il risultato. Poi la parte più bassa, vedete? È davanti e la parte più alta del collo è dietro, ma il corpo del maglione è pari e questo è un trucchetto che ho imparato e che sto mettendo in pratica e che sono molto soddisfatta. Mi piace un sacco questo maglioncino, lo sto facendo con questa lana che è sempre un 40 e 60 di lana di biella. Ne avevo tantissima, in grande quantità, ho fatto anche la mantellina l'anno scorso, la mantellina cannella che trovate sul canale. Mi piace un sacco per questi colori. Non so se vi piace il colore, non so se lo trovate ancora, andate a vedere sul sito. Quindi queste sono le cose che sto facendo in questo periodo. Il maglioncino lo voglio assolutamente finire, in modo da poterlo indossare poi con i primi freddi. Non voglio portarmelo dietro tutto l'anno come il mio solito, però insomma sono già a buon punto, a metà, diciamo, un po' meno della metà perché poi mi mancano le maniche. Ecco, vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto. Avrei voglia di fare qualcosa sul canale, tipo riprendere gli appuntamenti di uncinetto insieme come una volta, lavorare insieme in diretta a un progetto. Magari scrivetemi sotto questo video che cosa vi piacerebbe realizzare. Io avevo pensato di realizzare una coperta. Vi ricordate il primo progetto di ormai 3-4 anni fa? Fu la coperta dell'amicizia, con quelle bellissime mattonelle. Avevo in mente, siccome mi piacerebbe fare una coperta, realizzare una coperta con mattonelle tutte diverse. E quindi magari in ogni puntata realizziamo una mattonella diversa, uno schema di mattonella, magari con gli avanzi di filato, quindi un uncinetto insieme dedicato al riuso, al riciclo della lana che non utilizziamo. Magari abbiamo dei vecchi progetti, dei vecchi maglioni che non utilizziamo perché non ci piacciono, perché li abbiamo fatti male, perché magari pizzicano e quindi non li mettiamo, oppure abbiamo dei cappelli che non mettiamo, degli scialli che non ci piacciono più o che sono venuti male o in cui c'è magari qualche errore, non li mettiamo. Possiamo disfare questi lavori e utilizzare la lana per fare la coperta. Non so, questa era un'idea. E fatemi sapere se vi può piacere questo progetto. Mi piacerebbe tantissimo fare una coperta all'uncinetto con le mattonelle perché non l'ho mai realizzata. Una coperta grande, tutta intera. Ho realizzato quella con i cuori, che era una copertina alla fine da letto, lettino, da divano, da mettersi sulle gambe. E trovate il video sul canale. Però ecco, a parte la coperta dell'amicizia, poi non ho fatto altro. E invece mi piacerebbe proprio fare una nuova coperta.
con mattonelle diverse, così impariamo anche degli schemi diversi. Questa ovviamente è solo un'idea, è la prima idea che mi è venuta secondo la mia ispirazione di questo periodo. Non so se riuscirò però, visti gli impegni di questo autunno, a ricavarmi una sera per fare questo appuntamento fisso di uncinetto insieme, perché comunque richiede una certa preparazione, sia per la ricerca della lana, dello schema, studiarsi lo schema e poi comunque andare in diretta. Non so nemmeno se riuscirò a fare la diretta. Comunque, vabbè, insomma, possiamo pensarci. Mi piacerebbe stare un po' in compagnia come una volta, fare qualcosa di diverso, anziché i soliti tutorial che ormai, insomma, vedo che non interessano più. E, ecco, magari scrivetemi sotto se vi può piacere, oppure se avete altri progetti, se volete vedere altre cose, fare altre cose insieme. Datemi delle idee. E, a ottobre poi ci sarà la solita fiera, abilmente, io spero di andarci, mi sembra sia dal 12 al 15 ottobre a Vicenza, quindi vicino a me, e spero tantissimo di riuscire ad andarci. E quindi ecco, come al solito, settembre è per me un nuovo inizio. Mi sento tantissima energia creativa nuova, voglia di fare, voglia anche di, non so, rinnovare la stanza, cambiare il colore delle pareti, iniziare nuovi progetti, nuove passioni. Ovviamente poi questa energia si esaurisce e non riesco a fare la metà di quello che ho in mente. Però mi piace settembre perché è sempre per me il mese dei nuovi inizi. Bene, adesso qui sotto cominciano a passare con i motorini, si sono messi a parlare, quindi vi saluto e mi raccomando, state bene, prendetevi cura di voi e della vostra creatività, che è la cosa più importante, è importantissima, le nostre passioni sono importantissime per la nostra felicità. Vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutti!